Maria di Magdala, dopo essere venuta a dar l'allarme, raccontando «hanno portato via il suo Signore», ritorna di nuovo al sepolcro, vede e riconosce Gesù risorto dai morti. Vedere il segno della tomba vuota non basta da solo a far credere nella risurrezione. Occorre l'apparizione di Gesù risorto, l'incontro con Lui. Questa risurrezione di Gesù non è un ritorno alla vita precedente, ma l'inizio di una vita nuova e diversa. Perciò anche il rapporto con Gesù non può continuare come prima. Ora Egli è il Signore e sale presso il Padre suo e Padre nostro. Il suo Dio e il nostro Dio. Quando i due discepoli, immersi nelle loro meditazioni, se ne vanno via dal sepolcro, Maria di Magdala resta lì, macerata da un solo amore, Gesù. Nella sua solitudine il pensiero di lui penetra. Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano messo. Non è più l'informazione un po' impersonale che aveva portato agli altri, è il grido di una tenerezza umana molto pura, ma profondamente femminile. Mentre parla, indovina una presenza dietro di sé. Si volta di scatto, ma l'apparizione che vede è così soave e tranquilla che non può credere a ciò che il suo cuore le fa sperare. Resta prostrata e scambia colui che è davanti a lei per giardiniere. Forse potrà dare qualche informazione su quella sparizione che la strazia. Una parola è sufficiente a far mutare tutta la sua tristezza in gioia. Maria, essa diventa l'appassionata e sollecita annunciatrice della risurrezione ai discepoli. Viva Gesù risorto!